Benvenuti a Front Row, l'appuntamento di Class TV Moda con le più importanti Fashion Week. Siamo all'interno di Palazzo Giure Consulti, al Fashion Hub di Camera Nazionale della Moda Italiana. Seconda giornata del calendario con tantissimi appuntamenti, sfilate ed eventi. E Class TV Moda sempre in onda, in diretta, in streaming sul sito tvmoda.it e sulla pagina LinkedIn di Milano Finanza, la pagina Facebook di TV Moda, dà voce ai protagonisti del Fashion System. E allora vediamo tutto il meglio della giornata di oggi tra sfilate, ospite in studio. Hot topic di oggi, la digital transformation. Questo sarà un anno emozionante per noi, siamo già leader in Italia ma vogliamo sicuramente continuare a crescere anche in Sud Europa, consolidare la nostra posizione di mercato. Ovviamente sarà anche un anno di incertezze macroeconomiche, quindi lo stiamo vivendo tutti e quindi anche noi ovviamente dobbiamo adattare la nostra strategia nell'avere non più una crescita a tutti i costi ma una crescita sostenibile con un occhio alla profittabilità. E questo significa ovviamente iniziare a focalizzarci su ciò che veramente conta e il focus si traduce poi nel saper dire di no ad alcune opportunità, del saper dire di no ad alcuni progetti che magari non sono fondamentali per il business, ma quindi avere veramente un paraocchi e un focus continuativo su ciò che veramente può portarci a raggiungere i nostri obiettivi di crescita. Direttore artistico di Fendi, Kim Jones, per la nuova collezione autunno-inverno 2023-24 si ispira all'antica Roma. Sulla passerella illuminata da un fascio di luce colorata, che riprende il rosone di una chiesa, sfilano abiti dalle linee semplici e dai colori neutri, ispirati alle pietre preziose come il marmo e il travertino. La palette di colori, infatti, passa dal nero al grigio, dal color polvere al bianco candido, dal fucsia al rosso magenta. Il designer ha usato materiali leggeri e fluidi, tagliati in maniera obliqua e asimmetrica, ma dalle linee pulite. La sensazione è di pura eleganza e leggerezza. I pantaloni sono a peplo, le giacche morbide e oversize, mentre gli abiti in maglia sono aderenti al corpo. I cardigan, invece, sono indossati allacciati al collo come sciarpe. Questi abiti sono pensati per chi vive nelle città e ha bisogno di muoversi rapidamente con abiti wide, ma pur sempre raffinati. Tailleur minimali, camicie dal gusto mannish, eleganti trasparenze e sofisticati abiti sottoveste. Sulla passerella di numero 21 sfilano abiti che richiamano l'estetica degli anni 60. Icone di quel periodo, Monica Vitti e Jean Moreau sono le muse di Alessandro Dell'Acqua. Il direttore creativo per il prossimo inverno veste una donna sensuale ma estremamente chic e porta in scena una collezione cinematografica che ribalta tutti i cliché. La collezione parte da un'idea di film di Antonioni, quindi La notte e Deserto rosso, il tema dell'incomunicabilità della provincia italiana medio borghese, quindi dove succedeva un po' di tutto nascosto, c'era tutto segreto, la vanità, la perfidia, i tradimenti, l'erotismo, ci sono tutti i cliché un po' di quello che era la borghesia, quindi è praticamente la collana di perle, le brosce, i cliché vengono ribaltati e portati in un modo più contemporaneo. Un immaginario sognante quello della passerella di numero 21, dalle décolleté scultoree in vernice alle dolci paillette fino ai cardigan in faux fur. L'effetto volutamente incompleto, dai cappotti indossati al contrario, agli abiti slacciati. Tutto appare sbagliato, ma tutto è al posto giusto. Tutto è pensato. Era tutto studiato, nel senso, era la spallina che cade, la gonna messa in un certo modo. È tutta una situazione dove questo si deve assolutamente vedere fuori, deve avere questa attitudine. Le aziende maggiormente strutturate, che hanno un miglior controllo di gestione, sono quelle che hanno il controllo del dato e del digitale. Il mondo dell'educazione per noi è fondamentale in tre parti. Il primo, nella ricerca di persone nel mondo tecnologico, perché questo è un problema di tutte le aziende del mondo tecnologico, e quindi anche noi ci siamo strutturati con un'academy interna per creare queste
competenze digitali al nostro interno. La seconda è aiutare i nostri clienti nella formazione digitale e su questo abbiamo collaborazioni con varie università. Per esempio abbiamo recentemente avuto una collaborazione con la UAV di Venezia, con l'Università di Architettura di Venezia, che ha un corso proprio di arte e moda, e abbiamo messo a disposizione la nostra piattaforma Bisampli sulle materie prime per educare le persone all'utilizzo di software e piattaforme digitali nella gestione dei processi. Una ricerca stilistica che si concentra sui momenti di transizione e trasformazione della silhouette femminile, quella che caratterizza la Fall Winter Collection 23-24 di Jenny. E la bellezza sparkling, misteriosa ed iconica di Eva Kant, che quest'anno spegne 60 candeline sulla torta, incontra l'orchidea, simbolo della donna vibrante della Maison, che per questa occasione simboleggia il fascino di un luminoso noir. Voglia di parlare di una donna forte, una donna che fa un viaggio di notte, che dalla notte arriviamo alla mattina, quindi la voglia di un nero, di un blu scuro, un verde scuro, fino ad arrivare alle luci dell'alba, quindi il rosso, il giallo fino al bianco. Una donna forte come Eva Kent, che racconta quindi il coraggio, l'intraprendenza, la voglia di essere una donna anche innamorata e passionale. E tra tutti gli outfit che sfilano in passerella, è il primo ad emozionare il direttore artistico. Il primo che ho creato è stato quello che mi ha emozionato, perché è un abito lungo, da una profonda scollatura. La cosa bella è che è un mix tra una donna elegante e femminile, ma anche grintosa e sexy. La cosa bella è il tessuto, è realizzato in un tessuto tipo seta, che sembra quasi pelle. E quindi questo mix tra rock, questa donna un po' anche ribelle, ma sempre femminile e sensuale. Il destino esiste, perché quando l'ho contattata, e via messaggio ovviamente, abbiamo organizzato da subito una Zoom call e ci siamo sentite, ancora ricordo quel giorno, e le ho detto, vabbè, le ho raccontato il progetto e lei subito estasiata, perché anche lei mi ha detto che Pianegonda è stato sempre un brand importante per lei, che l'ha sempre ammirato. E quindi le ho raccontato un po' le nostre necessità, no? Il progetto, e lei subito ha detto sì, e tanto che mi ha detto sei stata anche fortunata, perché vivo a Parigi da tanti anni e sto tornando adesso in Italia. E allora le ho detto va bene, insomma da Milano noi siamo nelle Marche, ci organizzeremo. E lei mi guarda e mi dice no, io mi trasferisco in Umbria, l'Umbria è un'ora e mezza dal nostro headquarter, che è nelle Marche dal 1979, era destino, e quindi sì. posso dirlo che abbiamo pianto, perché è stata un'emozione, abbiamo detto vabbè, qui è il destino che Pianegonda ha incontrato Bethany, è nata questa liaison, devo dire, meravigliosa. Sì, però c'è qualcos'altro, perché io quando facevo Domus Academy negli anni 90 qui a Milano, nella scuola dei futuristi per il design industriale, vedevo questa Pianegonda nella stampa, perché comunque è un heritage brand che poi è andata nella dimenticatoio, loro non hanno acquistato, però nel momento che è venuto fuori Pianegonda era fortissimo. Io mi dicevo, ero piccola, avevo tipo 22-23 anni, mi dicevo magari forse un giorno farei una consulenza con questa brand qui, no? Poi l'ho dimenticato, sono andata nella mia storia a fare le mie cose, eccetera. 25 anni dopo è venuta fuori Beatrice Beleggia. Si intitola The Wave, la nuova collezione che Daniele Calcaterra ha disegnato per la prossima stagione fredda. Il dinamismo naturale di un movimento ciclico che evolve e continua a crescere. Si riduce per poi espandersi di nuovo, proprio come un'onda.
un'onda del mare, un'onda che cresce, che crea se stessa, che evolve, che involve al tempo stesso, ed è proprio un movimento che mi porta a pensare innanzitutto a un canale fatto da tre periodi particolari, gli anni 20, gli anni 70 e gli anni 90. Sono anni dove la moda ha dato delle grosse visioni alla donna, innanzitutto liberandola da tutto ciò che era una costrizione e soprattutto dando alla donna una possibilità di ridisegnare se stessa in quella che è una chiave più armonico-disarmonica, in maniera però molto sensuale e di grande carattere. Tutto questo si riflette in una linea che ha nel carattere il suo unico codice di lettura. Le forme si slanciano e si allungano in una visione aristocratica che parte con le tonalità del bianco, viene macchiata da tocchi di rosso e verde e si conclude con il nero in un crescendo dei riflessi punk che disegna nuovi individualismi. Do it yourself, quindi creare nuovi contenuti, rielaborare gli esistenti e non più sentirsi degli spuri consumatori, bensì degli ideatori e di qualcosa che può essere una visione nuova e una visione libera. Pattern e materiali sono al centro del processo creativo. Gli abiti sono fatti per essere toccati. Panni di lana, crepe di cotone e seta, grande poudre e gabardine, jacquard astratti e animali sofisticati su twill riciclato. Soul, anima, è tutto ciò che è una sensazione materica. Consiglierò a chi vedrà la collezione di toccarla, consiglierò a chi vedrà la collezione di chiudere anche gli occhi e di sentirne il suo rumore, perché c'è un touch. Oggi sfilo con un battito di cuore per respirare proprio quest'anima che ho voluto dare alla collezione. Un'onda che sembra voler trasportare da una parte all'altra del mondo in un continuum di pensieri e immagini in grado di tracciare nuovi codici e definire nuovi contorni per uno stile che cambia senza mai tradire se stesso. Diciamo che dalla pandemia, la pandemia ha accelerato moltissimo quello che lo sappiamo, è tutto il mondo digital, è l'online e anche noi l'abbiamo sicuramente vissuto. Si è affacciato un nuovo consumatore, nuove modalità di fruizione, nuovi settori hanno preso più spazio nonostante il fashion sia rimasto assolutamente il nostro core business, però per esempio il lifestyle, il beauty hanno preso sempre più spazio. Dicevamo un nuovo consumatore che si è affacciato inizialmente per necessità ma poi è rimasto, si è fidelizzato, è rimasto nostro cliente. E quindi da lì il fatto di riuscire sempre di più a venire incontro alle sue esigenze, perché è un consumatore nuovo, sempre più attento ai trend, sempre più attento a quelle che sono le tendenze, ma sempre più attento anche a temi come quelli della sostenibilità, molto caldi in questo momento. Quindi qual è la nostra sfida oggi? È cercare di rispondere a queste esigenze, continuando a evolverci di continuo per fare sì che il nostro sito rimanga come oggi una destinazione sempre appealing e una destinazione che ogni giorno i nostri 66 milioni di iscritti scelgono per fare acquisti non solo di moda ma anche di altre categorie. Non solo digitalizzazione, la moda è anche inclusiva ed ha anche i numeri. Vediamo. La Cina rimarrà, in termini dimensionali, per i demographics e per la portata proprio della dimensione, il mercato più importante. Ci sono altri mercati molto rilevanti e che, dove la middle class crescerà molto nei prossimi 10 anni. Uno è la Corea, che già è un mercato molto importante per la moda, un po' depresso all'inizio di quest'anno dopo l'incidente a Seoul, però è un mercato sia importante dimensionalmente, sia come consumo locale che come consumo turistico, ma anche come livello di influenza su tutta l'Asia, ma diciamo che anche che la pop culture coreana sta influenzando tutto il mondo. Altri mercati in arrivo sono nel sud-est asiatico, Vietnam, Filippine e Thailandia, dove anche molti capitali cinesi si stanno spostando, sia per motivi fiscali, sia per motivi di de-risking rispetto agli investimenti in mainland China. Quindi in realtà c'è uno sviluppo sia demografico ma anche di ricchezza personale in questi mercati. E poi il grande assente è l'India, dove invece pensiamo che dopo anni di promessa non mantenuta siamo vicini
avvicini a una fase dove questo possa diventare un grande mercato per la moda e per il lusso, con le dovute customizzazioni, perché è un mercato con delle tradizioni locali molto forti, ma solo per darvi un dato, 40% della popolazione indiana è generazione Z, quindi molto, molto giovani, molto educati in maniera occidentale e dove ci aspettiamo che questi prodotti possano attecchire maggiormente rispetto al passato. È importante sottolineare che nel 2022 quei risultati straordinari di cui abbiamo parlato fino adesso sono molto basati sui successi nel suo mercato statunitense. Le esportazioni italiane dell'intero sistema moda verso gli Stati Uniti l'anno scorso, un po' aiutate anche dal cambio, ma non soltanto, anche da questa straordinaria capacità competitiva del Made in Italy, sono cresciute del 45%. Stiamo parlando di un 1,8 miliardi in più rispetto ai 4 miliardi erotti che avevamo l'anno precedente, per cui sono cifre importanti. Il Palazzo del Senato di Milano fa da sfondo alla seconda collezione Etro firmata da Marco De Vincenzo. Il giovane direttore creativo, fresco dall'esperienza del Festival di Sanremo, dove con i suoi abiti ha accompagnato nel corso delle serate la cantante Levante, porta in scena il prossimo guardaroba invernale. La lunga passerella urla Work in Progress ed è infatti decorata con 1000 nastri segnaletici, un contrasto tra l'austerità della location e la rappresentazione in corso che fa sì che il palazzo sembri quasi in fase di ristrutturazione. E proprio facendo seguito a questa ispirazione di lavori in corso, i capi sembrano un dialogo in continua evoluzione. Etro Radical è il nome della collezione ed è un processo di analisi e studio dell'heritage della Maison. Due sono i focus per la prossima stagione: valorizzare il ruolo del tessuto e tentare un'analisi storica del marchio verso nuovi rimandi. Sfilano camicie bluse morbide dai maxi fiocchi, ma anche gilet e giacche dal taglio maschile. Capo di punta il coloratissimo scialle coperta e ovviamente non manca poi il motivo paisley, marchio di fabbrica della Griff, declinato su abiti e gonne. E ancora balze romantiche e dolci rouge, pois a contrasto con fiori. Si osa con abbinamenti di colori e pattern, all'apparenza azzardati ma dall'effetto armonioso. Il prossimo inverno Etro è hippie chic e contemporaneo. So I was born and raised in Detroit, and most people know Detroit as a city of the automobile industry. But it was also a city of creativity with the music industry and Motown and countless entertainers. So I grew up very much inspired by the Aretha Franklins and Diana Rosses and all of the Motown artists. And I found fashion as a business actually in high school. And once I found it, I moved to New York to go to college, and then ended up staying in New York City to work for multiple brands in New York City. Quindi Aaron racconta che la passione per la moda, in realtà Detroit può nascere facilmente, tutti conosciamo Detroit come una città dell'automobile, in realtà è una città dove ci sono molte attività creative, insomma è un centro molto creativo, che è una cosa che magari non viene da pensare immediatamente. Lui è nato al liceo, questa sua passione per la moda, si è spostato poi a New York e da lì ha portato avanti il suo lavoro. I mean, my idea of fashion, I think, is to try and present new visions that aren't necessarily stuck in the past,
to try to present ways that we can show ourselves and be the truest forms of ourselves. And for me, as a Jamaican, I've actually worked in Milan and in New York, which is where I'm currently based. I've seen so many representations of Jamaicans. Obviously, Jamaican music has influenced a lot of style globally. And so it was really important to me to present a vision that was from us, that was also not nostalgic, rooted in our dancehall culture or reggae culture, but then also very much rooted in the craft of Jamaica and amplifying that craft and presenting it in a luxury context. Quindi stava raccontando che la sua moda sicuramente è ispirata dalle sue radici giamaicane, ma non quelle semplicemente, quelle che insomma un po' romanzate, quelle radici che sono quelle molto legate alla danza e che porta questa sua cultura, la trasferisce anche nella sua moda. The next stage we've got to now is we've prepared our entire value chain from sourcing from the looms. Some of the looms are actually from Italy, from the Como region. And then to finalizing, we have finalized our production network so that we will be able to deliver and not default on wholesale orders. So we've got to the stage of now taking on the world properly. Quindi bisogna lavorare per creare una struttura che permetta poi di riuscire a distribuire, a effettivamente fare consegnare quelli che sono i prodotti. Quindi dopo l'idea creativa adesso si lavora sulla parte più di produzione effettiva e consegna del prodotto. Questa seconda puntata di Front Row con la Milano Fashion Week termina qui. Appuntamento a domani con il meglio della giornata. Arrivederci.